Abbiamo raggiunto Ivan Aliocchi, il presidente dell'Ipleo Bike. Cioè voi siete un'associazione, raggruppate i vari gruppi e siete amanti delle Harley Davidson. Moto in generale. A moto in generale, ma non soltanto. Ci avevano riferito che c'erano Harley Davidson. Sì, raggruppiamo tutti. Ah, raccolti, benissimo. Gli appassionati di moto. Ma siete un gruppo, un'associazione siracusana. Sì, e il nostro logo è questo qua, Old Siria Bike. Ah, ecco, si vede infatti la fisionomia del siciliano con la coppola e la lumbara. Sette comuni, cioè. Sette comuni. Quali sono? Vediamo, guardiamo. Pino, Pelagaggi. Pelagaggi è frazione di Carlentini. Sì, di Carlentini. Fa fede anche Pelagaggi. Va bene, benissimo. Cortino, Pelagaggi, Palagonia, poi abbiamo Baghino, Avola. Baghino, Avola, Siracusa. Beh, Augusta, c'è qualcosa? Sì. Ci sono, sì, ci sono. Infatti ogni paese ha il proprio logo, proprio di riferimento, e qua abbiamo il logo di riferimento che è quello. Quindi ognuno di voi indossa questo. Sì. Ma il teschio perché? Vediamo il teschio. No, così, giusto perché rappresenta sempre... Non è che siete sempre... della morte, no? No, no. No, vabbè, è una sfida forse. Sempre nel contesto paese. Vediamo se ho capito, è una sfida alla morte, la sfida alla morte. Ma... voi amante della velocità. La sfida alla passione, non tanto alla morte. Perché noi non siamo classici smanettoni della domenica, noi passeggiamo, facciamo motociclismo. Ma voi vi riunite in gruppo, andate sempre, mi pare, un po' alla Marlon Brando, il famoso gruppo, c'è il capogruppo, no? E che tipo di attività svolgete? Motociclismo. Facciamo sagre. Ah, andate insieme? Sì. C'è raggiunto il presidente di Palagonia, che non è di Siracusa, per Palagonia. Ma che cosa fate voi con questo? Oggi qui cosa avete fatto? Avete oggi messo... c'è la rappresentanza per Federico. Ah sì, perché dietro è quell'ambito. Partecipiamo alle raccolte fondi. Sì. Questo è bello perché Federico è il bambino di Augusta, come abbiamo ricordato, però tutti questi gruppi sono di Siracusa, provincia e Palagonia. Che fuori della provincia di Siracusa. I social network, Facebook, WhatsApp, seguite, eccetera, facciamo molta pubblicità quando ci sono queste eventi. E poi vi fate vedere basta. Cioè vi esibite in qualche modo? No, partecipiamo. Quindi avete questa. Avete la passione della moto, no? La passione, abbiamo detto sfidare la passione. Ma che siete tutti maschi siete? No, tutti uomini, anche donne, no, anche le consorte. Va bene, ma è obbligatorio indossare questo tipo di... Diciamo sì, è la nostra rappresentante. Queste di chi facciamo parte, queste riunioni che ci abbiamo nel movimento. Sì, questo l'abbiamo precisato. Quanti siete all'incirca? In tutto, un gruppo, questo gruppo oggi presente? Oggi siamo come numero 60 persone, solo del nostro gruppo. 60 persone? Solo del nostro gruppo. Il nostro gruppo cioè Mr. Bikers? Sì, oltre Sicilia. Sì, oltre, perché sono vecchi siciliani. Diciamo che come moto oggi qua, numero 100 moto. Una moto per... fare questo tipo di sport, una moto del genere, bisogna mantenerla, costa e mantenerla. Certo. Vediamo, sentiamo. Vediamo, sentiamo anche il segretario di Palagonia. Ecco. La moto ha un costo iniziale che varia in base al modello che prendi, ma comunque il modello anche di cilindrata. In base anche alle cilindrate, i costi di assicurazione sono purtroppo quelli che ci danno veramente, sotto, soprattutto nella provincia di Catania e Siracusa, dove le assicurazioni purtroppo hanno e sono alte. Però nonostante questo teniamo duro e per la nostra passione siamo felici anche di uscirla, così sacrifici, ma si fanno per l'unico hobby che si ha. La benzina, le gomme. Sentite, una domanda che viene così proprio immediata. No, per la passione, ma questo è altro. La cromatura è indispensabile? Sì. No. Dice noi di Sicilia. Sì e no. Abbiamo una divergenza di opinioni. La cromatura deve specchiare. Questo? La cromatura deve specchiare. Quindi voi state lì anche. E chi interessa la cromatura? State la cromatura lì. Deve specchiare. Va bene. Abbiamo invece un altro esponente di un altro gruppo? Sì. Augusta. Ah, lui è di Augusta, ma non ha il gruppo. Andiamo in mano, il logo non ce l'ha. Un altro gruppo, no, io non sono di Augusta né. Non sono né nativo, ci lavoro solamente ad Augusta. No, vabbè, abbiamo il club. Potete lavorare intanto con questo. Abbiamo il club con sede in Augusta, noi siamo un club di appartenenti alle forze dell'ordine, militari e loro sanitari. Ah, quindi noi... come attività sì. Svolgete quella di militare o forse... oh.
esponenti poliziotti, carabinieri, questi. Sì, sì, sì. Noi oltre ad andare in moto, associarci tra di noi, ci piace anche partecipare a queste manifestazioni che possono essere utili. A questi eventi ormai c'era, no? Ormai la parola eventi sta inflazionando, questi eventi. Sì, sì, allora, sì. Sapete quanto avete. Ancora no. A fine giornata, quindi rimarrete fino a oggi, pomeriggio? Sì, fino a tardi. Va bene, allora grazie per la vostra partecipazione. Questo nostro programma andrà nel web e anche in tv locale. Va bene? Grazie. Signori, grazie, arrivederci.